Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, l'ottavo video del format. Ci stiamo avvicinando veramente, diciamo che siamo a metà del nostro percorso, forse siamo anche verso la fine, non vi spoilerò nulla. Se vedete altri video, significa che il format sta andando avanti e questo percorso sta continuando a crescere. Comunque, dopo questo percorso ci andranno anche a vedere cose, diciamo, un po' più succose. Comunque. E se mi vedete con la stessa maglietta del video precedente, li sto registrando tutti in un giorno, quindi non è che non mi cambio, non mi lavo. Però oggi diciamo che è un argomento veramente importante. È un argomento che serve a tantissime persone, a principianti, ad esperti, per diciamo gestire un po' l'emotività. E infatti il titolo, come avete visto, è Come comportarsi quando si è confusi al mercato. Oggi parliamo appunto di questa cosa, su come cercare di non far succedere un sacco di cose negative. E ci sono veramente tante persone che in primis è successo anche a me, tra l'altro, quindi è una cosa normalissima. E quindi come bisogna comportarsi a grafico quando appunto non si è tanto lucidi. Ci sono due vie di pensiero mia. La prima è quando noi mettiamo caso che tu abbia appena iniziato, no? Quindi sei bombardato di informazioni nuove quotidianamente. Ed arrivi a un certo punto che ti viene anche difficile riconoscere una candela, ti viene difficile riconoscere magari un pattern. Quindi sono cose appunto che succedono, è capitato anche a me, come vi ho detto. Quindi andrete in tilt di sistema e cercherete anche di fare delle cose che non vanno fatte. Quindi credetemi, quando succederanno queste cose, sarà la normalità, vi succederà molte, molte volte. Quindi la cosa migliore da fare sembrerà banale, ma quando sarete appunto in questo tunnel che non passerà nemmeno nella vostra mente, staccate da tutto, da qualsiasi cosa. Un buon trader che è disciplinato ha i suoi orari per stare a grafico e non ci sta attaccato dalla mattina fino alla sera, 8 ore al giorno, però, cioè, se no, non lo farei nemmeno, sceglierei un lavoro tradizionale e basta. Perché se noi decidiamo di lavorare 8 ore al giorno per il nostro business, sì, certo, otterremo risultati molto più velocemente. Però alla fine è come andare a un lavoro classico. Noi siamo qua per far cosa? Per cercare di distaccarci dai lavori classici, per iniziare a creare qualcosa di nostro effettivamente e diventare appunto degli imprenditori. Io non voglio insegnare alle persone di fare una cosa, di fare trading, per esempio, di fare degli investimenti in cripto. Non voglio insegnare questo, io voglio insegnare alle persone a diventare un vero e proprio imprenditore, perché anch'io sto aspirando a questo. Ed ormai da un anno che lo sto facendo, quindi diciamo che ho accantonato un po' di esperienza, non tantissimo ovviamente, però diciamo che sono sulla strada giusta e sto cercando anche di aiutare svariate persone a fare quello che ho fatto io fino ad ora, per cercare di non fargli fare gli stessi errori che ho commesso, no? Quindi partiamo con il secondo punto. Mentre il secondo appunto, o caso si può chiamare, è quando ci ipnotizziamo, ovvero che tu sei già magari su un livello avanzato e stai operando con un conto reale, ma ti succede proprio questo. Probabilmente sei anche un po' in una streak negativa, mettiamo caso, e vuoi recuperare tutti i costi di quello che hai perso, quindi vai in down emotivo. Vai in down emotivo perché dici, cazzo, sono i miei soldi, li ho sudati al lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, capita anche questo, capita spesso. Anche a me, questo magari come prima è la disciplina che conta. Quindi, anche se tu dovessi chiudere in perdita un mese, non devi pensare nemmeno, cioè, non deve passarti nemmeno dalla testa di cercare di andare a recuperare. Perché faresti la stessa fine di un elefante che entra magari in un negozio di porcellana, ovvero che vedi il rosso da tutte le parti. Quando MetaTrader 4 si colora di rosso, lo sai anche tu benissimo che non è bello. Non è per niente bello, quindi calmati, torna in demo, allenati per un mese. Quando torni in positivo puoi ritornare sul tuo conto reale. E questo te lo dico perché ci sono passato anch'io. E il più grande consiglio che ti posso dare quando le cose che non stanno andando bene, appunto, torna in un conto demo. Abbassa il tuo ego, torna in un conto demo e inizia a operare con la tua stessa strategia. Quindi io sono dell'idea che se hai soltanto una fonte di entrata, appunto, come può essere il trading, e magari quella, come ti ho detto adesso, va in down emotivo, quindi perdi dei soldi. Sarà molto dura. Sarà molto dura iniziare a fare i primi soldi, perché io alla fine del trading sul Forex, sulle cripto, lo vedo un po' come creare la propria pensione, per esempio, no?
Quindi se perdi un mese, mettiamo che il trading è come se fosse un tavolo e il trading è una gamba del tuo tavolo. Se cade quella gamba, cos'è che succede? Cade anche il tavolo. Quindi per quello che è intelligente crearsi molteplici fonti di entrata, più fonti di entrata per cercare di tenere il tavolo su, perché se tu hai 10 fonti di entrata e 4 cadono, capisci che hai ancora 6 gambe del tavolo e il tavolo sei tu, quindi non cadi. E detto ciò, diciamo che questo video sarà un po' più lungo degli altri, però ci tenevo a far passare anche questo concetto perché è straimportante, straimportante. Applica queste cose, mi raccomando. E non guardare questi video per passare il tempo, questi video devono servirti per cercare anche di capire come andare avanti nella tua operatività, nel tuo business, in qualsiasi cosa, comunque anche nel mondo della vita. Quindi, signore, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando. Mettete like, iscrivetevi, lasciatemi un commento per capire realmente se questi concetti vi sono utili oppure non vi sono utili. Io devo capire anche questo. Quindi, ragazzi, ci sentiamo alla prossima. Ciao! It's just the way I like.